Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento un altro Kickstarter che attendevo da ormai diversi mesi e che finalmente mi è arrivato a casa, uno dei più attesi soprattutto, ci tengo a dirlo. Parliamo di League of Dungeoneers della FON, spero di aver pronunciato bene, FON Browse Publishing. Quello che sia su BoardGameGeek che altri siti viene definito come l'esperienza dungeon crawler definitiva, andando un po' a rivaleggiare con capostipiti e comunque capolavori del genere con Gloomhaven o anche HeroQuest, per quanto HeroQuest è un gioco dungeon, è sempre quello, si cambiano un po' le missioni, ma missione singola. Questo invece è proprio un vero e proprio open world GDR board game, perché non è il classico board game. Sì, dove si passa di livello, però magari prendete l'elfo. No, qui vi create il personaggio. Voi all'inizio dovete scegliere la razza, la classe, non ci sono limiti. Potete andare a creare magari il nano chierico, l'elfo guerriero. Dovete andare a tirare le caratteristiche, quindi create proprio l'equipaggiamento e la scheda del personaggio come se stesse giocando a D&D. Questo è un gioco di ruolo, board game, dungeon crawler, in stile Dungeons and Dragons, con la differenza che non c'è da fare gioco di ruolo, cioè non c'è da interpretare un personaggio, non c'è il lato roleplay, ma per tutto il resto è un titolo veramente mostruoso. In questo video vi faccio soltanto una presentazione e poi arriverà cosa ne penso tra non molto, dopo la sigla. Qui davanti vedete un po' una rappresentazione di quello che ci è arrivato, ma vi assicuro non si vede niente. Il pacco pesava 18 kg. Cioè questa scatola qui, io penso solo la scatola del gioco ne pesi 12, ragazzi. È talmente piena di roba che la scatola non si chiude, quindi tipo arrivi a chiuderla per tre quarti, e non scherzo, rimane un po' aperta in fondo, è immensa. E qui davanti vedete il gioco base, che la scatola riporta dai 14 anni in su, sì, ci sta. Sì, ci può mettere anche qualcuno di un po' più giovane, però ha diverse meccaniche. Non è un gioco difficile, è super facile, però è complesso, ha tante cose da tenere a mente. Poi, una partita dura dai 90 ai 180 minuti. Sì, 90 non dura nemmeno se il gioco lo conosci come le tue tasche, quindi 180. E poi da 1 a 4 giocatori. Qui alla mia destra l'espansione di False Prophet, dove addirittura ci sono altre miniature. Ah, le miniature sono standy, anche perché all'interno, fra il gioco base di qua, ci sono tipo 400 mostri e non potevano farle tutte miniature. A parte non ci sarebbe stato, ma il gioco sarebbe costato molto di più di quello che già non costa, quindi sono standy, però sono fatti bene. Gli standy hanno fronte e retro e hanno tutti quanti la basettina dove attaccarli, quindi sono fatti bene. E addirittura nel Kickstarter ci sono anche le porte in 3D, porte, portoni a due ante, a due aperture in 3D, sia aperte che chiuse. Poi qui davanti, vabbè, c'è il classico tracciato del... cazzo si chiama, non ricordo? Del treat level, ora qui messo a testa in giù, tanto poi ve lo faccio vedere nel video, che serve per tenere traccia di quanto state andando avanti nel dungeon e di quanto sale il pericolo. Più sale il pericolo, più arrivano mostri, succedono cose brutte. Questa qui è la tabella della sanità mentale dei personaggi che il gioco vi dice alle prime pagine. La volete tenere? Vi garba l'idea dei personaggi che impazziscono come Darkest Dungeon? Tenetela, se no la togliete. E il gioco non ne rimette nemmeno di meccaniche, non viene rovinato o rotto. Potete giocare anche senza questa componente. Vabbè, un po' di cubettini. La mappa del gioco che è già dentro il gioco base. La mappa del gioco però in neoprene. Ragazzi, è veramente bellissima. E ricordatevi che non è unicamente la mappa, come vedete è divisa in esagoni, perché voi poi dovrete muovere il vostro gruppo di avventurieri e andare in giro per la mappa, dove potrete scoprire dungeon segnati, posti segnati, dungeon non segnati, casuali, dati dalle regole, e le città principali dove prenderete quest principali e secondarie. È un Morrowind. Ecco, forse più che un GDR è veramente un Morrowind. Poi all'interno della scatola di qua, ragazzi, c'è il mondo a livello di token, cioè vedete segnalini incantesimi, punti ferita, punti mani e quant'altro, porte e altre cose, quindi anche a livello di contenuto ce n'è da morire. Quello che vi dicevo poc'anzi, tutte quante le miniature dei mostri non sono miniature, sono standy in cartoncino, però sono riprodotte talmente bene
colorate e disegnate veramente veramente bene, che non se ne sente, va sicuro, la mancanza. E poi sono anche fronte e retro. Qui avete anche il retro di ciascuna, quindi sono anche fatte bene. Poi guardate quante schede sono. Sarebbe stato impossibile mettercele come miniature, ma se l'avessero fatto con le miniature, concedetemi questa piccola parentesi, avremmo detto è un mondo vastissimo, però nel gioco base e nelle espansioni ci sono 50 mostri differenti, che già sono tanti, anche perché 50 mostri per 3 o 4 miniature ciascuno, dove li vai a mettere? Capito? Sarebbero troppi 200 mostri da mettere in giro per le scatole. Fra qui e l'espansione ci avete 400 mostri. Cioè, potete tirar fuori tutto quello che vi immaginate. E poi ci potete mettere anche delle miniature in 3D se avete in casa, eh. Quindi in quel dungeon non troverete sempre gli scheletri. Troverete gli scheletri, gli orchi, i goblin, i fimir, i coboldi. Magari troverete le gnoll, troverete il verme iena, troverete i ragni giganti. Cioè, avete perlomeno un ventaglio di scelta molto, molto, molto più grande. Poi, anche qui, esplode. Cioè, credo che pesa 18 kg in sta scatola. Tile, e ce n'è veramente di mostruosi, tile interni al dungeon, tipo corridoi, piccole stanze o addirittura immensi, tipo come la stanza di un castello o la stanza di un signore delizio. Quindi anche a livello di ricostruzione delle ambientazioni, non soltanto interne come queste, quelle dette poc'anzi appunto, corridoi, come potete vedere, e varie stanze di dungeon, ce ne sono piccole e grandi, ma il gioco non si sviluppa solo nei dungeon. Perché ci sta che andrete a visitare delle rovine all'aperto, o ci sta che il gioco in una situazione particolare vi dirà magari vi trovate in un'oasi, in un deserto, vi trovate in una foresta, quindi dovete andare a riprodurre anche quella. Sì, è vero che il gioco al 90% si sviluppa città e quest e dungeon, ma non soltanto, quindi tutto quello che c'è all'interno vi servirà per giocare appunto anche in location esterne o comunque non prettamente all'interno di un dungeon. Qui c'è la mappa del gioco, che è la stessa che avete visto lì davanti in neoprene, e le sorprese non sono ancora finite, va bene, boh, 5000 standi di plastica per mettere tutte quante le, io le chiamo miniature, va bene, quelle lì in cartoncino, quelli un po' più grandi per mettere mostri più grossi, perché non è finita, ci sono anche draghi e creature veramente immense, vabbè, segnalini, token, ovviamente altri segnalini in plastica, cioè un sacco di roba. Per poi arrivare ai dadi di gioco, che sono i classici dadi, dado da 6, dado da 8, dado da 4, il D12, quelli di un gioco di ruolo, perché ripeto, è un gioco di ruolo fuso a un board game. E poi la figata del Kickstarter, come vi ho detto, fatte tra l'altro benissimo, da questa parte le porte chiuse, faccio vedere velocemente, ma tanto nel corso del cosa ne penso vedrete tutto da vicino, le porte chiuse e le porte aperte. Quindi addirittura anche per riprodurre il dungeon e dargli un po' quel senso di 3D, perché le porte comunque anche quelle sono attaccate agli stand in cartoncino, che ha fatto il Kickstarter ci può mettere anche quelle. Poi una cosa utilissima che io non metto mai in secondo piano sono le slips. E qui è pieno, zeppo, esplode di slips. Tutte le carte che trovate qua dentro le potete mettere nelle slips, quindi non si rovinano. Poi due bustine, lanciadadi e altre cose, ce n'è una qui, ovviamente col logo League of Dungeoneers. Ne abbiamo un'altra in pelle, questa qui fatta veramente spettacolare. E in più, come se non bastasse, ovviamente col logo del gioco anche il lanciadadi, quindi per evitare che i dadi vadano in giro per il tavolino. Abbiamo le monete del gioco, che sono monete di rame, moneta d'argento e monete d'oro, Dungeons & Dragons, reali, monete reali in ferro, cioè guardate belline, poi grigie, marroncine e dorate, magari sarà un metallo, alluminio, non so di cosa sono, però comunque spettacolari, pesa da morire, quindi anche le monetine che trovate sono reali, inserite qua all'interno. E poi vi faccio vedere un po' qual è il resto del contenuto, la scheda, o meglio le schede dove riportano ovviamente oggetti, loot che potete trovare e quant'altro, le schede dei personaggi che, come potete vedere, io spero si vedrà qualcosa a questa distanza, sono riprodotte veramente bene ed è la classica scheda di D&D che qui rappresenta come personaggio il nano, che ripeto siete voi che poi dovete dargli classe e caratteristiche. Qui non è Hero questo, prendi il barbaro e il barbaro, cioè quelle caratteristiche, qui tirate voi, tirate l'equipaggiamento, quindi vi dovete fare anche tutta quanta
la scheda del personaggio, che è una cosa importantissima perché non te lo fa nessuno, te lo fai te, quindi cerca di farlo un po' a tua immagine e somiglianza, per quanto le caratteristiche vengono ovviamente tirate e lì c'è un po' la lea del dado. Trilioni di carte, carte mostri, carte tesoro, carte trappole, carte incontri, carte evento, ci sono veramente tantissime carte, un casino di mazzi. E poi abbiamo svariati manuali, sia d'avventura, come ad esempio abbiamo il manuale dell'avventura di Dark Pyramid qui davanti, e vi faccio vedere anche un'altra figata che boh, sembrava di vedere arrivare un regolamento della Jumbo di Warhammer. Abbiamo il Questbook 2, di qua c'è il Questbook 3 anche, e ovviamente anche il Questbook 1, con tutte quante le missioni della campagna del gioco, che oltre a darvi le missioni e le quest che potete seguire, e vi ci vorrà, io conosco gente che ha un anno che lo porta avanti per finirlo, c'è anche la possibilità dell'imprevisto, quindi di andare a visitare un dungeon o una rovina senza una quest in particolare, ma comunque generata proceduralmente tramite carte, evento e cose del genere. E poi qui abbiamo il bellissimo manuale del gioco, che vedete è tra l'altro incartonato, quindi copertina spessa, copertina rigida, e questo è veramente bellissimo ragazzi, riprodotto da paura, poi tra l'altro mi garba anche come colore come l'hanno fatto, ed è grande perché è un manuale di 200 e passa pagine. Ora, League of Dungeoneers per me, detto proprio onestamente, non è un gioco per tutti, ma non è da fraintendere, eh. Questo è un gioco per tutti gli appassionati del fantasy, per tutti assolutamente gli appassionati e gli amanti del dungeon crawler, e per me qui, se sei un appassionato di D&D, non puoi non provare una partita. Allora, perché non è un gioco per tutti? Non è un gioco per tutti perché è un gioco molto complesso e, ancora una volta, difficoltà e complessità per me sono due cose completamente differenti. Un gioco difficile non è complesso e viceversa, però sono tante le cose da tenere a mente. E se andiamo a calcolare che un gioco cooperativo senza Dungeon Master, secondo me sarebbe bene che tutti i giocatori al tavolo conoscessero le regole, o almeno uno in particolare sapesse come portarlo avanti, perché è un gioco dove quando ti muovi sul tile di un dungeon, e in quel tile disegno, non oggetto 3D, cioè disegnato uno scrigno, te puoi andare a cercare dentro quello scrigno che è disegnato, e per cercare in quello scrigno devi andare a cercare la tabella degli scrigni e devi andare a tirare per vedere che oggetto esce. Se magari esce un oggetto magico, ti devi spostare nella tabella degli oggetti magici, ritirare per vedere che oggetto magico uscirà. Quindi ci sono tantissime tabelle da seguire che non è semplice, ecco, mettiamola così, tenerle di conto. Dovrete sempre avere il manuale dietro, sfogliare e andare a vedere prettamente dove sono queste cose, per quanto ci sono dei fogli riassuntivi, delle schede riassuntive con tutto segnato, quindi non dovete per forza andare a impazzire girando il manuale. Però comunque è un gioco complesso, cioè questo non è il giochetto da farci una partita ogni tanto e si rimette tutto a posto, non funziona così. Questo è un gioco organizzato, è un mondo aperto, mondo vivo. Se voi lasciate magari crollare una città o lasciate che una fazione vinca su un'altra, proprio la storia potrebbe cambiare. O se fallite una quest, quella quest non la potrete più portare avanti, sarà fallita, quindi quell'oggetto non lo troverete mai. Ha un inizio e una fine, ha una storia, però comunque è un gioco su cui se vi ci dovete dedicare, prendetevi armi e bagagli e giocate soltanto a League of Dungeoneers per diverso tempo. Anche perché poi se vi dimenticate le regole, non è così facile tenerle a mente. Come detto, è un gioco, secondo me, per tutti. Basta avere la pazienza un attimino, ci ho già fatto 3-4 partite su Tabletop Simulator con il mio amico Sigmar e ci siamo anche divertiti, però sì, è vero, ammetto che un po' era complesso, quindi ci vuole sicuramente una persona che lo conosca un po' a dovere. Arriverà fra non moltissimo il video cosa ne penso, dove vi spiegherò brevemente, insomma, comunque un pochino più esaustivo rispetto a quelle meccaniche. Io spero che il gioco vi possa interessare, se ne volete sapere qualcosa di più vi lascio, primo link in descrizione, il link ufficiale del progetto League of Dungeoneers, quindi andate direttamente a vedere, e anche dell'editore. Ciao, alla prossima!